Buonasera, nuova puntata di A Tutto Campo con Lorenzo che si salva al 96esimo con il Como, evitando la sconfitta, rimane lì a stazionare in quella posizione e dunque manca il salto che magari i tifosi aspettano, anche perché la classifica rimane più o meno abbastanza corta, e però con tutti questi pareggi, al di là che in questo caso è un pareggio che vale in modo diverso rispetto a quelli magari subiti come quello della settimana precedente, però di fatto insomma sembra consolidarsi questo tipo di piazzamento e di andamento. Allora andiamo a salutare intanto mister Agostino Iacobelli, sempre con noi, buonasera. Salve, buonasera. E poi troviamo il nostro caro amico che è Lorenzo Sereni. Ciao Lorenzo, ben trovato, ben tornato. Allora rivediamo le immagini e poi ne parliamo. Allo stadio comunale va in scena Rizzo Como, quello che doveva essere il confronto tra le coppie gol più prolifiche, perde il protagonista Gori, al suo posto gioca Mesina. Vedete Gutolo premiato prima della partita per le 100 presenze con la maglia Amaranto. Gabrielloni Ganz nel Como, in due hanno segnato 17 gol. Qui intanto Caso finisce a terra dentro l'area di rigore, il contatto è con Peli. L'arbitro lascia proseguire. Poi sulla corta respinta Tassi, rasoiata che Facchin manda in calcio d'angolo. Il Como che si fa vedere sulla destra, pallone che viene messo in mezzo per Gabrielloni che stacca e porta in vantaggio il Como al 22esimo minuto. Gabrielloni va in doppia cifra, sono 10 gol in campionato, va a esultare sotto la curva nord e il Como dunque passa in vantaggio. L'assist è quello di Celeghin che mette dentro, Gabrielloni stacca, Baldane e Ceccarelli guardano, la palla finisce in rete, il Como è avanti. L'Arezzo cerca con un Como ben messo in campo di trovare lo spunto giusto, qui Caso ne salta due, ne salta tre, scambia con Cutolo, poi l'arbitro che è Kumara Saimir di Verona ammonisce Cutolo presumibilmente per un contatto precedente, ecco qui allarga il braccio destro e poi l'arbitro da calcio di punizione, fallo su Crescenzi. Caso di nuovo, quando parte così nessuno lo ferma e poi Crescenzi interviene così ed è calcio di rigore, c'è il giallo. Crescenzi tra l'altro è un ex, 4 presenze in Amaranto nel 2015, rivediamo la straordinaria progressione ancora di Caso che quando fa queste giocate palla al piede è incontenibile, proprio in chiusura di tempo l'Arezzo alla palla del pareggio. Cutolo va alla sua rincorsa, sinistro, e Facchin intuisce e respinge il calcio di rigore di Nello Cutolo. Rivediamo Cutolo, il sinistro non è troppo angolato, Facchin è comunque bravo a intuirne la direzione. Secondo tempo, con la progressione di Caso mette dentro, c'è Gioè perché nell'Arezzo si è fatto male Cutolo, si è accasciato a terra da solo, ha sentito tirare, debutta Gioè nell'Arezzo. Peli, contropiede, attenzione alla conclusione ancora da parte di Marano, il capitano del Como. L'Arezzo che si salva con Pissardo, calcio d'angolo per l'Arezzo, ne colleziona diversi la squadra Amaranto. Rincorso il pallone da Ceccarelli che prova a far partire un controcross messo fuori, ma la palla era uscita. Palla uscita, nell'Arezzo entreranno Pandolfi e anche Benucci nel secondo tempo, oltre a Piu. Questa è la serie di cambi decisa dall'allenatore Di Donato. Altro traversone in mezzo, tentativo di andare di Benucci, la palla è sul fondo, siamo al 95esimo, 6 minuti di recupero, pallone profondissimo, c'è Caso, deviazione, Facchin e la poi Tassi. Tassi fa esplodere lo stadio comunale al 96esimo, Lorenzo Tassi, il primo gol con la maglia dell'Arezzo. Arezzo che sembrava ormai destinato a tornare a perdere in casa, non perde dal 6 ottobre dallo 0-4 col Monza. Qui la palla lunga, prima deviazione di Gioè, poi Facchin dopo l'intervento di Caso e poi malgrado Peli abbia tentato invano di evitare la ribattuta, Tassi sbuca e mette dentro e a questo punto non c'è più tempo. L'Arezzo dunque riesce a evitare la sconfitta, finisce 1-1 con il Como. Allora Agostino, aveva detto Di Donato in conferenza prima della partita che sarebbe stata difficile perché il Como insomma, è una squadra dall'andamento anche abbastanza regolare, equilibrata,
E devo dire che ieri effettivamente nel primo tempo ha trovato il gol, una squadra che insomma ha messo in difficoltà l'Arezzo, che poi poteva pareggiare col se Cutolo l'avesse segnato dal dischetto, e poi nel secondo tempo poche occasioni, soprattutto anche dopo la perdita dello stesso Cutolo, e quindi questo pareggio finale, ecco, non ci speravi nessuno. Ma Fabio, ne parlavamo anche dopo la Pianese, sono tutte partite difficili, non è facile trovare una partita a dire oggi. Ieri è una partita uguale a quella più o meno della Pianese, loro sono andati in vantaggio e quindi hanno messo in difficoltà. Mi sarebbe piaciuto più vedere se Cutolo, se Anello avesse segnato rigore il secondo tempo, che partita sarebbe stato, che andando in svantaggio nel primo tempo con un gol sotto, dopo ti viene un po' l'affanno perché non riesci a recuperare, però se il rigore di Cutolo fosse andato dentro, volevo dire che tipo di partita ci sarebbe stata, anche se te l'ho detto, non è facile, in questa categoria non è facile vincere partite, fai fatica, se le sblocchi tu cambiano tutto, ma se non riesci tu ad andare in vantaggio fai fatica con tutti. Eppure gran parte dei tifosi, no, anche a leggere i social, sono convinti che è un campionato di bassissimo livello e che quindi servirebbe poco rispetto alle altre stagioni e agli altri gironi, no, fare qualcosa di è più. È vero, sono d'accordo. Tolto il Monza si dice sembra la stessa cosa, ma il campionato è molto livellato in basso, perché ci sono delle squadre che molte volte si trovano lassù, che non hanno forse neanche tanto la voglia di vincere i campionati, però si trovano lassù, quindi bastava poco anche quest'anno, anche se secondo me i playoff dovrebbero essere abbastanza sicuri, però bastava poco per cercare di fare qualcosa di importante. Lorenzo, che idea ti sei fatto? Ormai l'Arezzo staziona in questa posizione da diverse settimane, migliorando la classifica, quella insomma, delle prime giornate, che ecco, non rendeva merito, ecco, sicuramente al valore della squadra. E se i numeri, ecco, non sono casuali, l'Arezzo con quello di ieri è il 12° pareggio in campionato e siamo sempre lì. Sì, diciamo che l'Arezzo ha la classifica più o meno che merita, perché in un campionato livellato in basso così, l'Arezzo chiaramente era partito male, poi dopo ha dei giocatori l'Arezzo comunque, specialmente nel reparto offensivo di alto profilo, da Gori, Cutolo eccetera, e quindi ha ritrovato una posizione di classifica consona alle proprie, però ecco, al di là di questo, un piazzamento playoff credo che per questo organico sia il piazzamento migliore a cui può auspicare l'Arezzo. Rimane una squadra che secondo me in dei momenti non è molto equilibrata, rispetto per esempio ieri anche al Como, che è una squadra molto equilibrata secondo me, più dell'Arezzo, magari ha qualche valore individuale più basso, però è una squadra che ieri veniva fuori insomma questo mischione, è vero che si era sbagliato il rigore, però ha concesso poco tutto sommato, non è che è stata una partita dove l'Arezzo ha avuto tante palle gol e poi alla fine l'ha fatto, ha avute poche e poi ha segnato quando mai non ce l'aspettavamo più, diciamo. È quello che ha sottolineato anche il loro allenatore, no? Ha detto: io ho visto tutte le partite dell'Arezzo in cui creava comunque diverse situazioni, sì. E ieri effettivamente poco. Sì, sì, in genere ha sempre creato molto l'Arezzo, poi anche subito al contempo, questo la dice, per questo è il mio pensiero sul fatto del poco equilibrio in questa squadra, e secondo me dietro manca anche un po' di fisicità, perché ha preso dei gol sinceramente con delle letture abbastanza semplici, insomma, a volte, e con un po' di fisicità anche il gol di ieri, insomma, siamo rimasti un po' lì a guardare questo qui che andava su e ha colpito da solo. Poi uno che non è certo, insomma, perché bravo, perché ha fatto 10 gol con quello di ieri, però non è, magari sì. Non è nel colpo di testa forse, però, no, quello il no. Difensore più vicino ce l'aveva a 4-5 sì. Metri, io non è che voglio mettere la croce addosso a nessuno, però di questo si tratta, insomma, è stata una lettura sbagliata della situazione. Sì, ma poi si parla sempre di noi. Tanto la differenza te la fanno quelli davanti, perché poi certo. La coperta è un po' cortina, però se tu c'hai giocatori come Caso, Belloni, Cutolo e Gori, i due mediani fanno sempre un po' fatica. Certo. Perché per il modo di giocare
sei tanto offensivo, però un po' devi subire. È molto vicino a un 4-2-4. Sì, siamo tornati a quello che dicevi. Anche se poi alla fine, quando è entrato Gioele, si sono messi un pochino in modo anche diverso, 4-3-2-1. Quindi, però, per come gioca Di Donato, infatti all'inizio, se ci ricordiamo, dopo Piancastagnaio, dopo qualche brutta batosta, voleva un po' cambiare. Lì è stato bravo perché voleva fare la difesa a tre anche lui, perché sai, è vero che si dice del Como, però sai, venire in trasferta, mettere 5 persone là dietro quasi fisse, è più facile, cioè difenderti certo. È molto più facile, il problema è quando devi fare le partite, perché se guardiamo anche il secondo tempo con la Pianese, l'Arezzo fece il primo tempo benino, anche se il discorso è solo sblocchi, però il secondo tempo poi in porta si è tirato poco, quindi quando trovi queste squadre che si mettono a 5 più il mediano davanti alla difesa è dura, Infatti è quello che quando studiano l'Arezzo in quel modo e ti mettono in difficoltà, che ti vengono ad attaccare, no? L'abbiamo visto varie volte in casa, che ti vengono a prendere nella tua metà campo e ti imbrigliano subito, no? La prima linea di passaggio e dopo o trovi, è per quello l'Arezzo spesso va di rimessa, no? Nel senso che anche ieri ha lasciato nel primo tempo il Como giocare e poi l'Arezzo cercando di partire servi caso che poi fa quelle serpentine e qualcosa succede. In mezzo spesso e volentieri siamo in inferiorità numerica, quindi il pallino non è semplice. No, poi questa cosa è che più vai avanti, più i due mediani fanno sempre più fatica. Certo. Perché più vai avanti, cioè, i tassi fanno fatica dopo, cioè, fin quando sei all'inizio dell'anno, c'è benzina, poi il coso va giù, il carburante va giù. La sticella scende e fai fatica. Torniamo tra poco. Eccoci tornati, ora sentiamo le parole di Di Donato e anche di Banchini nel dopo partita. Oggi voglio elogiare il gran cuore di questa squadra, è una squadra che non muore mai, una squadra che ci crede fino in fondo. Oggi una squadra che non c'era avrebbe mollato, abbiamo avuto tanti problemi in settimana, l'infortunio di Gori che abbiamo cercato di mascherare, e sapevamo, Nello a mezzo servizio alla fine purtroppo si è fatto male, il rigore è sbagliato, l'unico tiro in porta subito, abbiamo preso gol, c'era tutto per mollare, invece questa è una grande prova di carattere, una grande prova di cuore e alla fine abbiamo ottenuto quello che meritavamo ampiamente. Picchi ne avrà per un po', Nello dobbiamo valutarlo domani, dopodomani. Ma qual è stato per Cutolo? E Cutolo ha sentito tirare. E Cutolo è un giocatore che sta tirando la carretta da tanto, quindi evidentemente ha sentito qualcosina. Speriamo che non sia nulla di grave. Faremo i dovuti riscontri in settimana e valuteremo. Gori, spero di recuperarlo in settimana. Però oggi ho visto i nuovi che sono entrati bene. Gioè ci ha dato un gioco diverso rispetto a quello che siamo abituati a fare. È entrato bene. Pandolfo, un peperino. Sono contentissimo di Benucci che è entrato e ha disputato una buona gara. Sono contento perché, ti ripeto, oggi è solo da elogiare questa squadra, perché veramente ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e ci siamo in un campionato dove c'è equilibrio totale, dove c'è un campionato difficile, ma noi siamo presenti. Abbiamo qualche problemino, però valuteremo in settimana quale sarà la soluzione migliore. Io sono sempre fiducioso, la squadra, come ti ho detto, è viva e quindi valuteremo tutto in questa settimana che verrà. Perché abbiamo un trittico che hanno proprio Patria, Monza e Siena. Sì, il campionato entra nel clou, però ti ripeto, sono contento perché ho visto una squadra viva, una squadra vogliosa, una squadra che ha voglia di fare un qualcosa di importante, nonostante, ti ripeto, le mille difficoltà di oggi, perché oggi veramente dopo il rigore sbagliato sembrava un qualcosa di stregato, mezzo tiro in porta preso, abbiamo preso gol, varie azioni non finalizzate, le perdite di tempo clamorose nel secondo tempo, però alla fine ci abbiamo creduto ed è stato ampiamente meritato il pareggio. Ecco, alcune rimonte subite, questo è un pareggio, diciamo, un alzapoche diverso. Sì, questo è ti può dare lo slancio, no? Ti può dare lo slancio perché ti può far fare quel qualcosa in più. La rabbia porta a cambiamento, è un sentimento che non mi piace, però sicuramente la delusione e l'amarezza sì, perché oggi i ragazzi hanno fatto una partita importante, venire qui, e l'ho detto prima ai tuoi colleghi, noi abbiamo subito nell'azione del rigore dove c'è stata una giocata individuale di caso importante e dopodiché Tassi all'inizio quel tiro di controbalzo da 30 metri che Facchini ha fatto una parata bassa, dopodiché io ho visto tante partite dell'Arezzo e li ho visti sempre lavorare molto bene con la qualità di gioco, entrare in area, portare tiri in porta, oggi
abbiamo gestito la partita benissimo, siamo passati in vantaggio con un'azione che è da rivedere per come è fatta bene, quindi io faccio veramente i complimenti ai ragazzi. Dopodiché in Serie A si vede prove del che fa gol di testa all'ultimo minuto e si vede anche in Serie C un gol dell'1-1 che porta tanta amarezza, perché un secondo prima c'era una rimessa da tenere sotto la panchina e la palla bisogna portarla lì, lo fa la Juve, lo dobbiamo fare anche noi, evitare che ci sia l'ultimo lancio di Pissardo, evitare la spizzata, evitare il colpo di caso che poi Facchi impara, evitare anche il gol di Tassi. Quindi qualcosina sicuramente abbiamo sbagliato, però il campionato è questo. La squadra, l'Arezzo in casa qui è una squadra importantissima che fa sempre il risultato, noi siamo riusciti a metterli in difficoltà. Secondo tempo vinciamo 1-0, sbagliamo il contropiede del 2-0 con Marano, poi un'altra, primo tempo, poi il secondo tempo un'altra occasione grandissima perché Marano calcia da fuori l'area piccola, non si fa lo 0-2 che sarebbe stata una cosa, la ciliegina sulla torta. E portiamo l'Arezzo a giocare come, ripeto, non ho mai visto giocare, quindi con la palla lunga. E non abbiamo più subito sugli esterni, abbiamo sempre raddoppiato, non c'è stato sviluppo dentro il campo da parte loro e quindi l'amarezza è per questo, perché ci sono state diverse situazioni in cui provavano questa palla lunga, palla incrociata, ma non abbiamo mai subito e quindi bisognava fare quello. Era uno scontro diretto in chiave playoff, alla fine è uscito fuori questo pari, ma l'Arezzo come lo giudica dopo averlo visto? No, l'Arezzo, io per rispetto non voglio commentare gli altri, però l'Arezzo è un'ottima squadra, giocatori di qualità, mi dispiace per Cutolo che ha avuto un problema muscolare, perché averlo in campo, voglio dire, chi piace il calcio è sempre più bello averlo in campo, però è una squadra che ha grande qualità e grande velocità e sta facendo un ottimo campionato, sicuramente cambiata dall'inizio, da quando l'abbiamo incontrata all'andata ad ora, e noi pensiamo a noi, playoff, punti, bisogna mettere giù la testa, lavorare, poi verso marzo si alza e si vede e comincia a fare i calcoli. Ecco, lei ha fatto un elenco di cose da evitare da parte della sua squadra, forse da evitare anche un po' troppe perdite di tempo sui cambi, c'è stata qualche scintilla con la panchina dell'Arezzo? No, ma guardi, la colpa è mia, perché io stavo cambiando un giocatore e poi ho cambiato veramente io, perché ho visto che Piu andava a fare il quarto basso, allora dico c'è una catena loro destra un po' troppo offensiva, e se poi ha visto ho cambiato il quinto di sinistra, quindi sono io che ho cambiato all'ultimo. Purtroppo il team manager dopo lì si è intrecciato coi numeri e ha preso un sacco di parole, però non era un perdere tempo, era fare un cambio e cambiare la decisione in corsa, anche perché finché il giocatore non entra si può fare, non era voler perdere tempo. Ecco, Banchini che ha risposto anche alla domanda sulle perdite, perché c'è stato un momento che doveva cambiare un giocatore, poi ne ha cambiato un altro, dice è stata colpa mia, non c'era la volontà di perdere tempo, era molto arrabbiato per il gol subito, per la dinamica più che altro del gol subito. Comunque Como che era uscito indenne da Monza pur subendo tanto, però passò in vantaggio a Monza, poi pareggiò Paletta per il Monza, e però insomma, il Monza non riuscì a vincere, quindi insomma è una squadra che effettivamente dei valori ne ha, anche perché era partito, non dico per vincere il campionato, ma comunque per fare comunque un campionato buono, si ritrova in una posizione più bassa di quella che aveva. Arezzo che adesso avrà dei problemi nella prima delle due trasferte, si gioca domenica in casa della Pro Patria alle 15, l'Arezzo avrà Cutolo sicuramente assente, o poi in queste ore ci sarà da capire l'entità dell'infortunio, ieri ha sentito tirare, sempre il polpaccio che gli ha un po' dato fastidio, no? Nelle ultime stagioni, però insomma 2-3 settimane si calcola così, ci auguriamo ovviamente che siano meno, però sembra questa l'entità. Poi c'è Picchi che è infortunato, e poi soprattutto c'è la diffida di due giocatori che sono Baldan e Luciani, che erano appunto diffidati, ammoniti ieri, e quindi anche Gori Gori non si sa se, anche se Di Donato ha detto, no, conto di recuperarlo, e quindi col fatto che dopo il mercato, perché la partenza di Nolan, i difensori centrali sono contati, perché adesso senza Baldan c'è solo Borghini e Ceccarelli, a meno che non si adatti qualcun altro a fare il centrale, e quindi qualche problema, no, anche numerico. Sì, ma che leggevo qualche dichiarazione del presidente, che il suo rammarico più grosso è quello di non aver preso un altro difensore centrale, perché obiettivamente con questi infortuni averne solo due, dopo fai fatica, puoi adattarne qualcuno, però non,
quello è un ruolo troppo delicato, perché dopo di te c'è il portiere e basta, cioè fin quando sbaglia uno davanti, ma se sbaglia in quei ruoli lì, come diceva lui ieri, c'era, se sbaglia il difensore è un casino, quindi averne solo due non è arrivare fino a giugno non è facile. Sarà ripescato Borghini, che però nelle gerarchie, nelle ultime due partite, sì, gli è stato preferito Ceccarelli. Sì, ma Ceccarelli è un giocatore di esperienza, cioè io l'ho visto anche l'anno scorso, mi sembra a Pistoia era, e l'ho visto un giocatore che dice ancora la sua, secondo me. E Lorenzo, quindi è una cosa questa che adesso dovremmo valutare bene questi nuovi acquisti. Ieri abbiamo visto Gioè, che giocatore commentavamo l'altra scorsa, che ha fatto diversi gol in Serie D, abbiamo visto anche fisicamente, insomma, non è messo male, si muove molto, insomma è entrato con un buon piglio, direi ingiudicabile l'altro, sì. Pandolfi, che Di Donato l'ha definito un peperino, effettivamente abbiamo visto due o tre movimenti che non so che cosa intenda per peperino, però insomma da rivedere. Sì. Sì. Certo, i tifosi si aspettavano ovviamente sia il difensore e forse soprattutto il movimento in mezzo al campo, cioè un movimento in entrata in mezzo al campo. Lo so, però evidentemente non ci sono stati i presupposti per prendere quello che serviva. C'era anche da sfoltire la rosa, perché è una rosa ingestibile secondo me per di 20, sarà 27, 28. Anche più. Anche, di 30. Anche, esatto, e quindi anche per un allenatore, Agostino lo può testimoniare meglio di me, insomma lavorare con 27-28 giocatori credo che sia limitativo, insomma, no? Al di là che poi uno fa le sue scelte, ma ciò premesso, voglio dire, secondo me mancava un centrocampista, perché sono due attirano la carretta dall'inizio e alla fine qualcuno va fuori giri. Anche se ieri è entrato bene Benucci, non mi è dispiaciuto. Anche questa mossa è stata... Sì, Benucci è stato impiegato secondo me poco per... Anche per me. Per le potenzialità. Poi sai, c'è da dimostrarle ogni domenica, per l'amor di Dio, però insomma con la continuità aiuta, insomma. Anche... Ma infatti, io anche non me lo spiegavo, però ieri è entrato bene. Quindi... Secondo me potrebbe essere, a volte, sai, sono quelle cose che... Quelle piccole fortune che a volte ti possono dare una mano, speriamo, per lui. Magari sì, dettate da altre esigenze, però. Come, sì, esatto, però a volte, voglio dire, il campo c'è apposta anche per far ricredere un allenatore sulle scelte, e credo che sia il dovere di ogni giocatore, no, dovrebbe essere il dovere di ogni giocatore, che magari non è scelto dall'inizio, andare in campo, cercare di dimostrare che può contare su di lui, o che l'allenatore magari... Questa è stata la fortuna di un ragazzo che, che si chiama Giaccherini. È vero. Chi c'era? Biso, mi sembra, l'allenatore a Cesena, che sì. non lo conosceva neanche. No. Era stato un prestito, ora mi ricordo dove, era tornato a Bellaria, bravo. Esatto. Era seduto lì per terra, ed il 24esimo giocatore si fece male uno, e gli disse, lo raccontava Biso, dice, ragazzino, gioca un po' te, gioca un po' te. Perché è piccolino. È arrivato in nazionale, quindi a volte, sai... Poi con tutti i meriti di Giaccherini. Certo. No, indubbiamente. No, però ragazzi, il confine tra quello che succede e quello che non succederà mai è molto vero, labile. È vero. Quindi io mi auguro per Benucci un ragazzo. Ce lo auguriamo, sì. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Eccoci tornati. E allora, ieri si è vista anche la differenza, appunto si parlava della differenza anche muscolare, chiaramente Como abbastanza massiccio, perché c'era Celeghin, Lotto, no, che poi fa l'assist nel primo tempo, c'era Bellemo, c'erano insomma di Crescenzi, tra l'altro ex, anche se aveva giocato solo 4 partite con l'Arezzo, che si è formato, si vede come giocatore, insomma ha giocato al di là che ha procurato il rigore, però è stata sicuramente un'ottima prova. E poi lì davanti comunque quella coppia ha fatto 17 gol in 2, Ganz, Gabrielloni, quindi dopo Cutolo, Gori, la coppia più prolifica del girone A è quella lì del Como, mentre in totale, ci siamo tolti la curiosità, le due coppie più prolifiche in assoluto della Serie C sono nel girone C, dove ci sono due coppie che hanno fatto 24 gol, una mi pare della Regina e l'altra non ricordo esattamente di che squadra, questo diciamo per andare a fare anche un calcolo di quello che accade negli altri gironi. Quindi quando Agostino Larizzo trova squadre così fisiche, come la deve mettere la gara?
Dare la palla a caso. A caso. A caso, non a caso. Non a caso, in secca. A caso. Molte volte sono scelte degli allenatori, anche per il tipo di, per come vuoi giocare. Per come gioca l'Arezzo, deve avere quel tipo di giocatore che fa l'uno contro uno, Caso, Belloni, Cutolo. È normale che come giocano loro, con 5-3-2 verticalizzano molto di più, quindi deve avere una squadra molto più fisica anche per il modulo con cui giochi. Quindi è una scelta che fa l'allenatore, poi bisogna vedere se durante l'anno ti va bene o ti va male, però l'Arezzo contro le squadre fisiche fa un pochino più fatica, come ti ho detto, se riesci a sbloccarla e dopo riparti fai male a tutti, però se non riesci a sbloccarla dopo sul fatto fisico fai molta più fatica. Di Donato ha elogiato ieri più che altro il carattere, perché effettivamente ieri in un altro momento forse la squadra si sarebbe disunita, perché perdi 1-0, ti si fa male Cutolo, hai sbagliato il rigore, invece insomma almeno da quel punto di vista sì, la squadra c'è, no? Comunque se senti le interviste dei due allenatori sono due partite tutte diverse, cioè, hanno giocato due partite tutte diverse. Cioè, giustamente quello del Como dice no, ma siamo stati anche bravi a palleggiare. Di Donato dice questi non hanno fatto tre passaggi per fare una situazione, ci hanno messo tre minuti, hanno perso loro tempo, quindi sai, poi lì ognuno tira l'acqua al proprio mulino, però sì, la squadra è stata brava a recuperarla, perché si perdono queste partite, si perdono, sì. Poi le recuperate proprio nel momento in cui pensavi, perché se loro, come diceva l'allenatore loro, vai sulla bandierina, sul fallo di lato, ti metti lì 10 secondi, invece secondo la sua mentalità, dice, sì, volevo andare a fare il secondo, ma non ci credo neanche da morto. Invece la Rizzo è tornata su, ha fatto gol. Ha buttato però questa palla lunga, sì, e la famosa palla. No, però è un segnale, anche quello, si parla di fortuna, ma anche quello è un segnale di forza, per l'amor di Dio. Adesso c'è Lorenzo Propatria, Monza, due trasferte. E Siena, con il Monza credo sia più 17 dalla seconda, però abbiamo perso anche i conti. Propatria, che l'abbiamo vista anche all'andata, è un'ottima squadra, trasferta di Monza e poi derby con il Siena in casa di mercoledì, quindi insomma un trittico impegnativo. Bello tosto. Secondo me l'Arezzo se fa 4 punti in 3 partite è roba, dovrebbe essere contento. Tu Agostino che dici? No, ma io da rinnovo, io dicevo a lui, a volte con le partite che ti aspetti meno puoi vincere e tirare fuori tanto entusiasmo, perché il Monza ha pareggiato anche a Piacastagnaio, la Pianese vinceva col Monza fino a pochi minuti alla fine, poi lasciamo perdere che ormai sono già in B, sono già in A, perché se l'anno prossimo fanno 2-3 ritocchi si giocano anche la B loro, però dare i numeri, l'Arezzo ti dicevo prima, puoi vincere e perdere con chiunque, però la Propatria vinceva a Piacastagnaio ieri fino a A e poi l'ha pareggiata. Cioè, vedi i risultati già nel Minio che vince, ci sono dei risultati, quindi le partite vanno giocate. Poi secondo me l'Arezzo si trova meglio soprattutto in trasferta, ma soprattutto con le squadre che ti lasciano giocare. Comunque, come tutti gli anni, il mercato di gennaio, e speriamo che Cutolo stia bene, perché se è fatto male il soleo è un muscolo molto molto pericoloso. Certo, ieri è stato premiato anche con per le 100 presenze in maglia Amaranto. Dicevamo che a gennaio comunque si nota già da alcuni cambi di risultati, di andamenti, che il mercato ha cambiato come sempre un po' i valori. Ma se un campionato comincia un altro campionato, perché tutti vogliono vincere, nessuno vuole retrocedere, quindi sarà un campionato da qui alla fine un altro, perché perdere non sta bene a nessuno e tutti vogliono vincere, quindi... Lorenzo, c'è un po', perché lo si vede sia anche dalle presenze allo stadio, ma anche insomma dai discorsi, c'è un po' di entusiasmo che si percepisce in calo, perché al di là di quelle che sono state annunciate come trattative, sulle quali non sono arrivate ulteriori notizie, il che farebbe pensare che c'è un po' così, o quantomeno di stand-by, se non magari di qualche ostacolo, questo è un po' il tipo di mercato che da una parte
ha fatto quello che doveva fare, cioè sfoltire la cosa, ma dall'altra appunto non ci sono stati evidentemente gli ok, no, per fare operazioni che probabilmente sarebbero state fatte. Quindi c'è una situazione così sul chi va là, ecco, perché poi l'impegno societario è diventato, cioè ricordiamo comunque 2 anni fa stavamo parlando di una situazione che stava per finire, poi per fortuna è arrivato la cava, c'è stata la grande, sembra lontanissima, ma sono passati meno di 2 anni, e però per un modo, per un verso o per un altro, siamo tornati comunque a una gestione molto molto impegnativa, e quindi è anche comprensibile la cava che si trovi davanti senza aiuti che non ci sono stati, no? Credo che stia facendo, non dico miracoli perché non è che l'ha ordinato il dottore, però chiaramente sta facendo per quello che, diciamo, ha sempre detto, sono sempre stati i suoi programmi di fare delle cose moderate, non ho mai sentito, insomma, fare grandissimi proclami. Poi c'è stata l'annata dell'anno scorso, che è stata un'annata che ci ha portato a fare, a giocarsi playoff fino all'ultimo, insomma, quasi, che poi, insomma, abbiamo perso, siamo andati fuori col Pisa. Però, e questo ha riportato un entusiasmo che Arezzo mancava da tempo, però poi l'uomo ha questo difetto, no? Che è l'ultima cosa, si ricorda dell'ultima cosa, non si ricorda che l'anno prima si stava per chiudere i battenti, si ricorda che l'anno scorso ha fatto playoff da protagonista. E questo purtroppo la colpa non è di nessuno, voglio dire, non è che nessuno ha mai detto che il prossimo anno si rinforza sta rosa, no, il prossimo anno si deve fare i conti comunque con un'annata da gestire per far continuare il calcio ad Arezzo, e questa è la cosa più importante. Poi, quindi siamo nei playoff, dovrebbe esserci, no, comunque entusiasmo, però il tifoso. Non ci dimentichiamo che l'Avellino sta fallendo, il Catania sta fallendo, sono piazze che portano 9.000-10.000 spettatori, quindi, quindi è normale che uno vorrebbe sempre guardare avanti. Sì, però diciamo che chiaramente è stato presentato un programma triennale, perché la cosa nasce da lì, no? Anche un programma triennale per andare in Serie B, chiaramente siamo al secondo dei 3 anni, l'anno scorso magari non ti aspettavi di fare quel cammino, e quest'anno, ecco, ci si trova in una situazione dove uno, no, si è presentato alla conferenza stampa di presentazione di Donato, no? Venne detto l'obiettivo è migliorare il campionato dell'anno scorso. Certo, in quel momento c'era ancora Basit, c'era ancora Buglio, anche se si sapeva che già dovevano essere venduti a gennaio l'anno scorso, quindi esatto, era presumibile che sarebbero partiti. Quindi un po' quello, un po' l'entusiasmo dell'anno prima, è chiaro, si è creata un po' questa situazione, e bisogna ora vedere chi si avvicina, se si avvicinerà poi effettivamente qualcuno, perché il timore è sempre, no, visto i precedenti, che sì, che si avvicini Gentaglia, perché però cioè io non, sinceramente non ho seguito moltissimo, visto che c'erano state degli incontri con delle persone, però insomma ho sentito il presidente che ha sempre detto dirò qualcosa quando ci sarà un appuntamento dal notaio, giustamente fa bene. È chiaro che credo che è auspicabile soprattutto che nel momento in cui c'è un passaggio di questo tipo venga fatto a gente seria, ecco, questo è quello che dobbiamo, e che voglia far crescere, insomma, poi come non lo so, però che voglia comunque che abbia la speranza che abbia un programma di crescita dell'Arezzo per migliorare. Però voglio dire, programma di 3 anni, l'anno scorso playoff si è fatto meglio di quello che forse era l'anno scorso, dovevamo fare il campionato che di stiamo facendo, esatto, quest'anno, sì. E viceversa, non c'è una progressività, però il calcio lo sappiamo benissimo che è tutto fuori che certezze, anche se alla fine i migliori spesso vincono, però basta vedere, insomma, le partite che a volte, ieri sera anche la stessa derby di Milano, che col Milan che vince 2-0, il primo tempo stratosferico, il secondo tempo ha preso 4 gol. Il Napoli che perde in casa con Lecce. O il Napoli che perde con Lecce, voglio dire. Ormai non esiste più, cioè, nel senso che una volta c'erano solo i top team, i top club che avevano i migliori allenatori, i migliori giocatori, eccetera. Oggi, siccome gli allenatori hanno lavorato, cioè si sono
sono migliorati, nel senso perché hanno fatto i corsi, hanno ampliato, quindi ci sono allenatori bravi che allenano anche squadre di seconda o terza fascia, che però per batterle devi bestemmiare, perché se vuoi, o fare delle prestazioni, se no rischi di perdere con Lecce, una volta ne esisteva, era un caso eclatante perdere con una squadra che è terz'ultima o quart'ultima in classifica, no? E oggi invece, se ne stai attento, perdi con tutti. Sì. Capito? E lo stesso Arezzo, io ripeto, spero veramente che se ci sarà un passaggio, ci sia con persone che hanno dei programmi, al di là dell'ambizione, che abbiano un progetto serio di crescita, che voglia portare avanti anche un discorso serissimo, che lo sai quanto io ci tengo, dai tempi che facevamo le battaglie con il presidente Mancini. Il settore giovanile, perché se non si parte da lì, secondo me, si rimane sempre... Il problema è che non si è mai partito. Per me sfondi la porta aperta. Scusa, ma... lo so, no, ma l'ho detto apposta, visto che sei uno del settore giovanile. Ma fai una fatica, purtroppo. Sì, fai fatica perché non c'è progetto. Il settore giovanile è imprescindibile. Mancano le persone e i progetti. Sì, sì, certo. Persone che, voglio dire, c'è un investimento, ma un investimento deve essere fatto anche nel settore giovanile, rifare tutte le cose. Invece qui... lasciamo perdere, non dico niente perché sono stato anche testimone di episodi, voglio dire, di squadre lasciate un po' così, vanno al giro con una persona al seguito, due, tre, non entriamo nei particolari. Fare stagione è una cosa seria, non è una pagliacciata, quindi devi avere... Poi c'è da dire che tanti piccoli requisiti. Siccome ci sono le elezioni anche comunali, già la situazione a Palazzo Cavallo, insomma, inquieta, e poi c'è comunque incerta già di suo, poi c'è la situazione comunque che ci sono le elezioni, quindi io immagino che un interlocutore comunque vorrà avere garanzie anche dal comune per quanto riguarda lo stadio, e in questo momento probabilmente queste garanzie non possono chi gliele dà? Può impegnare. Quindi anche questo può essere un fattore, diciamo, di ostacolo. Comunque tu, Agostino, l'avevi detto alla prima puntata, in tempi non sospetti, avevi detto attenzione perché non sarà un anno come quello dell'anno scorso. Ma no, anche perché si parlava, no, di fare un programma di 3 anni. Se tu mi fai un primo anno così bello, hai avuto dei giocatori importanti, Brunori, Buglio, cerchi su quella base lì, metti, ripartire, metti altri, Pinto, ora non mi ricordo, e ne metti altri 2 o 3 per cercare di fare lo stesso campionato. Dico di migliorarti, perché migliorarti via, perché tu l'anno scorso si batti il Pisa, sei la prima squadra che veramente può andare in B, dopo una... Sì. Perché si era creato un entusiasmo a Arezzo, che erano dei tempi di Mario Somma che non vedevo. Sì, sì, è vero, vero. Allora, parti su quella base lì, ne puoi perdere, qualcuno lo perdi, perché non è possibile, ne perdi 1 o 2, però cioè, la squadra è tutta nuova, alla fine. Dell'anno scorso che è rimasto 2 o 3, mi sembra, 3 della base. Fai fatica così, No, tutti tu l'anni però, a rimischiare le carte. Bravo, cioè, allora non mi parlare, non mi parlare di programma. Bravo, bravo. Non è progetto. Non mi parlare né di progetto, come nel settore giovanile, qui fanno così. Bravo, qua sì. Tutto. Poi dopo un anno ricambia tutto. Difficile. Cioè, fai fatica. No, io sinceramente sono dinamiche che non riesco a. E sono comuni nel calcio professionistico di oggi. Sì, sì, non è Arezzo. Non è Arezzo, come tanti, certo, no, no, è comune, però veramente c'è, cioè, una roba. Io come si fa a parlare di progetti, di programmi anche a 3 anni così, e poi tutti gli anni mi cambi. Allora è colpo di culo, sì, cioè, terzo anno che speri che. Come l'anno di Mario Somma si parla, però sì, sì, ma me lo ricordo. Ci fu un colpo di ripescaggio. Esatto, che se doveva ripescaggio, essere bravo, in C2. C1 ripescaggio, Somma allenatore. Ma con la squadra fatta per la C2, Bravo. Venturelli, Scotti, Serafini, esatto, si era fatta per la campionato. C2. Cosa vuoi parlare di programma lì? Cosa e poi da lì fu strappo perché Somma non venne confermato, quindi sì, da lì venne Marino. Venne. E nonostante quello poi fece una bella squadra, anche a Marino. La squadra è bella, ma si è salvata all'ultima giornata, sì. Facendo fatica. Sì, 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 ce lo ricordiamo. Sì, sì, vabbè, però quell'anno ci siamo divertiti. Vabbè, certo. Mi ricordo la sconfitta di Verona, una delle più belle partite dell'Arezzo, della storia dell'Arezzo. Una cosa... Ma se l'Arezzo inizia ad andare in Serie B, se no ti diverti. Certo che ti diverti, in Serie B, Io ho visto anche Genoa, io mi ricordo anche Arezzo-Genoa, che c'era il ritorno di Serse Cosmi, uno spettacolo, direi, quello stadio...
col Napoli, si beccò anche Napoli, una serie Bologna, B comunque, Torino, una serie B di altissimo livello, perché mia, capito, Torino, Napoli, Torino, vedete, Bologna, che la Juventus, Napoli, il Bologna, e, insomma. Grazie a Lorenzo Segheni, grazie a Agostino Iacobelli, ci vediamo lunedì prossimo.